quindi 5, 1, 2, 3, 4 e 5, colpi decisi, non sfuggenti, ecco, 4 e 5, dopodiché lo mettiamo, tutte e due le nostre braccia passano sotto le braccia del bambino per evitare che scivoli, mano a C, quindi pollice sotto, ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora. Questo è il modo giusto di agire, ce lo ha spiegato la Croce Rossa durante la lezione interattiva pediatrica di rianimazione cardiopolmonare, defibrillazione precoce e manovre di disostruzione. Sono manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, ovvero sia che cosa fare quando un bambino o un lattante, abbiamo visto, inalano un corpo estraneo, quindi quando un oggetto che un bambino o un lattante hanno introdotto attraverso la bocca, anziché andare dove dovrebbe andare, prende la via delle vie aeree, delle vie respiratorie, provocando quindi una ostruzione di queste vie aeree. Tante le lettere di mamme che arrivano alla Croce Rossa per chiedere come comportarsi in caso di emergenza. Ecco cosa bisogna sapere. C'è un protocollo? Quante cose bisogna sapere? Abbiamo visto che il protocollo è un protocollo dell'ILCOR, che è l'ente internazionale che norma queste manovre. Sono soltanto due semplici manovre, sono le pacche interscapolari con via di fuga laterale e le compressioni sottodiaframmatiche nel bambino e nel lattante con due dita, compressioni lente e profonde sulla linea intermammillare. Si sbaglia, quanto è dannoso il fai da te? Il fai da te è importante e non è il caso di lasciare perdere. Possiamo fare male, ma è meglio fare, ricordando di chiamare sempre il 118.